Bambini, bambine, buonasera. Ormai voi ed io siamo amici per la pelle, anzi, per a pelle. Il nostro amico a pelle che ne ha combinata un'altra, sono sicuro. Venite qua che vi racconto, vediamo un po' cosa è successo. Buonasera. Buonasera. Come state, bene? Bene. Allora, ci sentiamo cosa ha combinato il nostro amico a pelle? Sì. Siete pronti? Ultima storia del pollo a pelle, caro rampollo del gallo Apollo, un polletto mai satollo di capricci e marachelle, becca e razzola d'intorno senza combinare niente e si sveglia solamente a mezzogiorno. Passa il tempo così, ah, pelle, figlio d'Apollo, fabbrica corde di pelle di pollo ed ogni pollo ci si trastulla, pigola e strilla, gioca e saltella con quelle corde di pelle di pollo, fatta da pelle, figlio d'Apollo. Chi per perdere qualche chilo con la corda ci si allena, chi cammina sopra il filo, chi si slancia in altalena, senza tregua né respiro, le galline bianche e brune si cimentano nel tiro della fune. La signora del colono che ogni tanto si scapriccia, vuol di volpi una pelliccia e il marito per quel dono che purtroppo costa caro, bisognoso di denaro, vuol portare dal macellaio il pollaio. Che cosa li salverà? Pelle, figlio d'Apollo, fa 100 corde di pelle di pollo ed ogni pollo monta a cavallo, parte al galoppo, salta al cancello, tutti hanno un lato di pelle di pollo fatto da pelle, figlio d'Apollo. Vi schiallaccio in mezzo al campo, vanno a segno tutti i colpi e nel volgere di un lampo sono prese 100 volpi. Ne vien fuori una pelliccia, più un cappotto, più una stola, e il padrone lieto in faccia si consola. E i polli non tocca più, e da quel giorno polli e pulcini, galli, capponi, occhi e tacchini, senza paura, senza tormenti, vissero tutti felici e contenti, grazie ad Apelle, figlio d'Apollo, e la sua corda di pelle di pollo, grazie ad Apelle, figlio d'Apollo, e la sua corda di pelle di pollo. Grazie, e ora? Cosa succede adesso? Ecco, a letto. No. Eh sì, perché io devo andare, perché sta arrivando la macchina della sigla. Dai, su, da bravi, andate a dormire. Ciao, bambina. Stasera sono in piena forma, allegrissimo. Pensate, ho trovato un quadrifoglio venendo qui. Questa sera sono sicuro che mi va tutto bene. Sono così felice, avrei preferito trovare un portafoglio. Ma insomma, sono così felice che l'ho anche dipinto. Guardate come sono bravo. Piace? Sono sicuro che questa sera sul cammino di questa quarta puntata... Cosa stavo dicendo? Mi andrà tutto bene, penso. E... anzi, mi sento così bene che sono sicuro che
non mi capiterà neppure di prendere prepere, di prendere pratere, di prendere papere, insomma, no? E così, spinto dal mio quadrifoglio porta fortuna, ho deciso di cantarvi una canzone. Ah, insomma. Questa è una canzone che ho scritto in onore di un amico mio. C'è un'altra chitarra? Ah, poi una chitarra elettrica, perfetto. Siamo pronti? Maestro, uno, due, un, due, tre, quattro. Beh, credo che sarà meglio piantarla con le canzoni e andare avanti col resto del programma. Meglio non credere alla potenza del quadrifoglio, eh? Sono cose che capitano. Ed ora vorrei iniziare con un piccolo supplemento sportivo. Mi hanno detto che lo sport ha un alto coefficiente di attrazione per il pubblico italiano e non voglio perdere l'occasione di fare cosa gradita ai teleascoltatori. Intervista volante dalla nostra macchina al seguito del giro. Caro Zuccolini! Ma come mai un campione come lei appare così provato dalla fatica a soli 20 chilometri dalla partenza? Sono così provato dalla fatica a soli 20 chilometri dalla partenza un po' per il clima torrido e un po' perché mi hanno fregato la bicicletta e me la sto facendo a piedi. Siamo al terzo round. Lo sfidante Juan Perez, detto la bomba delle Antille, appare scattante, potente, schermisticamente dotato, ma piuttosto impreciso nel portare i colpi. Ammazzalo, si è impreciso! Chiamatemi Don Giovanni, o femmine d'ogni città, ma fatemi respirare, sono stanco, faccio pietà. Mi tocca far la commedia e dirvi con civiltà, signorina, ti voglio bene, tu farai la mia felicità. Ma la tua mamma t'ha fatta bella, troppo bella per amare me. Ma la tua mamma t'ha fatta bella, troppo bella per amare me. Saresti proprio quella, quella femmina che fa per me. Ma la tua mamma t'ha fatta bella, troppo bella per amare me. Ma non son più Don Giovanni, di fronte a sta femmina qua, che mi ha fatto innamorare. Sono cotto, faccio pietà. Finita questa commedia, ed ecco la verità, signorina, ti voglio bene, ma non dirmi mai per carità che la tua mamma t'ha fatta bella, troppo bella per amare me. Che la tua mamma t'ha fatta bella, troppo bella per amare me. Perché tu sai che tu
tu sei proprio quella, quella femmina che fa per me. Se la tua mamma t'ha fatta bella, t'ha fatta apposta per amare me. Se la tua mamma t'ha fatta bella, t'ha fatta apposta per amare me. Se la tua mamma t'ha fatta bella, t'ha fatta apposta per amare me. Se la tua mamma t'ha fatta bella, t'ha fatta apposta per amare me. Terribile romantico. Sfogliate la margherita. Sì, Raffaella, la interrogo sul vostro amore. Oh. Mamma, non mamma, mamma, non... Che sfortuna. Sono cascato su una margherita a fumetti, guardate. Mamma, non mamma, mamma, non mamma. Il seguito alla prossima margherita. Che fantasia. E noi siamo troppo sognatori per vivere e sopravvivere in quest'epoca. Voi ed io dovremmo farci prestare la macchina del tempo e fuggire a ritroso negli anni. Ma sì, Raffaella, salite, vi condurrò con me là dove vivremo felici e contenti nel mondo magico e ingenuo dell'operetta. Voi qui, conte di Lussemburgo? Mia adorabile frufru del Tabarin. Mm. Come mai buio in volto? Ingiustizie televisive. Il conte di Montecristo l'hanno replicato 3 volte, il conte di Lussemburgo mai. Audace, non parlate male della Rai TV. E perché?
Siamo in Curlandia. È vero, adorabile Curlandia, dove tutto può accadere senza che nessuno se ne abbia male. La Curlandia, il nostro Shangri-La. La nostra Arcadia, dove tutto è idilliaco, pacifico. Mica tanto. Ieri sera m'han preso a calci. Oh, 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 come mai? Beh, avevo invitato nel mio castello una vedova allegra. E allora? E allora devo aver sbagliato operetta, perché era allegra ma non era mica vedova. Il marito. Oh, ma cosa importa? La vita non è che un valzer. Balliamo, Fufu. Com'è bello passeggiare cuore a cuore su un boulevard come tempi di Lear. Amoreggiare tu per tu con Nana, con Frufru lungo il bel Danubio blu. La scapigliata gioventù che bel tempo ti dà con i soldi di papà. Mondo di santa ingenuità, io amo te, tu ami me, ma la mamma non lo sa. Gira e rigira la vita, non era che un valzer di felicità. Quando ripenso a quei tempi, il mio cuore sempre fa tichetà. Altri uniformi sgargianti, collieri, diamanti, champagne, opera. Balla sul valzer d'amore, che cuore che fa tichetà. Tichetà, 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 tichetà. Signora, se la sua voce è pari alla sua grazia, le belle usignoli dei boschi possono anche rassegnare le dimissioni. Oh, che galante. Sorpresa? Eh beh, certo, ormai in Italia noi siamo abituati a Paolo Villaggio che, come ci vede, ci dà delle gran manate sulle spalle, oppure ci insulta e qualche volta ci picchia pure col bastone. Signora, posso offrirle una rosa o un cioccolatino? Agata, fini. Beh, grazie per la rosa, ma il cioccolatino prima di cantare è veramente io. No, 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 ma guardi che questi sono cioccolatini molto speciali. Lei sa che i cioccolatini in genere non si mangiano per addolcirsi la bocca, no? Ma per quelle striscioline di carta che contengono. Ah. Queste striscioline di carta con una massima, un proverbio, un aforisma, quasi sempre dedicato all'amore. Ma dell'amore se ne parla già tanto nelle canzoni. Ma appunto, queste massime, questi aforismi, sì? Sono sempre sulla musica leggera. Ah. Sono di ispirazione musicale, insomma. E a pensarle e a scriverle è stato un grande filosofo, Mao dei Primitives. Oh. Vediamo un po', dunque. Ecco, leggiamo. Come faranno i miei colleghi in televisione a cantare dal vivo? Io con la faccia che ho riesco solo a cantare dal morto. Firmato Endrigo. Beh. Vuol provarne uno? No, grazie. No, non vorrei che questo Mao dei Primitives ne avesse scritto uno anche per me. Allora a questo punto non resta che ascoltare i suoi pensieri canori. Grazie. Milva! Io non ho nessun rimpianto per la vita che ho vissuto prima di te. Se mi ami come sono, non importa chi c'è stato prima di te. Io sarò sincera, francamente ti dirò la verità. Aveva un cuore Yeah.
quanto voglio vivere al tuo fianco, questo lo sai. Se ti dico i miei segreti è perché tu sai capire tutto di me. Nella vita ci si trova, ci si perde, chi non sa perché. Aveva un cuore grande come te. Per
chiamarmi più Agatha, lo sai che il mio vero nome è Isabella. Ma lo so, perché sei così malinconica, Isabella? Perché ci sono sempre tante belle donne intorno a te e non siamo mai soli. Isabella, lo sai che ti voglio tanto bene, no? Io e te non siamo due, ma tre. C'è lui, c'è lei, c'è il tuo giornale, c'è l'amico l'orate, caffè, noi due, non siamo due ma tre. Mi vuoi sempre bene, se ti voglio bene, ma quest'oggi ho da fare. Stiamo un'ora insieme, sai, mi aspettano in città, ora devo andare. Io e te non siamo due, ma tre. C'è lui, c'è lei, c'è il tuo giornale, c'è l'amico l'orate, caffè, noi due, non siamo. Ha telefonato chi? Sono già le nove. Andiamo a ballare, non ci andremo venerdì, questa sera piove. Io e te non siamo due, ma tre. C'è lui, c'è lei, c'è il tuo giornale, c'è l'amico l'ora del caffè, noi due ormai stavo leggendo un telegramma. Anch'io. È di Agatha. E anche il mio. E guarda caso, sono dello stesso tenore? Del Monaco, di Stefano? Sì, Caruso e Tagliavini, ma hai capito? Scusa. Sono dello stesso tenore, volevo dire che il testo del telegramma è uguale, vedi? Sì. Tra pochi minuti comunicherò quale Nino ho prescelto. Firmato Agatha. Hai capito? Hai capito? Come vedi ci siamo, eh? La bella sta per uscire dal riserbo. Siete emozionato? Io no. Perché? Tremate tutto. No, che tremate? Sto facendo una poca ginnastica. Qua tremate, sto tremando. Non fate così, commendatore. Non importa vincere. Quel che conta è gareggiare. Se capisci. Abbigliate che siamo alle Olimpiadi. Guarda, Nino, ti voglio dire una cosa. Siccome il cuore mi dice che il prescelto questa volta sarò io... Me lo dice, il cuore mi batte, me lo dice.
Ecco, voglio concederti una qualche cosa, una chance, diciamo così. Ti voglio offrire una ragazza, qualche ragazza delle mie canzoni, eh? Che ne dici? Ti offro, per esempio, Elisabetta. Come si fa? Ti piacerebbe Elisabetta? Ma come si fa a conquistarla? È facilissimo. Tu vai per la strada e ti metti a cantare. Datemi Elisabetta, la vo. Io senza Elisabetta, che fo. Ma piace, capite, la voglio, mi spetta. Datemi Elisabetta. Eh? Che ne dici? No. E che ne diresti se ti offrissi Cosima? E chi è? Bella Cosima, non la conosci Cosima? Già, ma là è un po' difficile la cosa perché il fatto di Cosima dovresti essere malato d'asma. Sì, perché vedi, il fatto è così. Cosima, sono ammalato d'asma. Cosima, ma vivo d'ottimismo. No. Non te va nemmeno Cosima. Non mi serve nessuna. Io avrò Agata. Sì. Sì, voi invece piuttosto. Ah, sei sicuro? Sì, sono sicuro. Ah, bravo. Voi piuttosto avete bisogno di compagnia. Io ho bisogno di compagnia. Vi presenterò qualche donna delle mie canzoni. Che ne dite, per esempio, di... Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa. Sì, sono scemo io. Anche da pare che mi metto a comprare chili di brillante, mandaci telegrammi tutti i giorni. Non bastano i telegrammi che abbiamo avuto stamattina, qua siamo imbrammacati di telegrammi. No, quando mai, niente. Donna Rosa non fa per me. Allora, che ne direste di Maria Luisa, che è andata a Pisa? Maria Teresa, che è andata a Stresa? O allora Elisabetta, che ha una barbetta? O Maria Rosa, che è rimasta a casa? Ehi, che bel campionato di donne che mi stai proponendo. Ma che vogliamo scherzare? Non avresti per caso anche una Maria Annunziata? È scartellata, è come peso, fa una tonnellata. Vabbè, ma sì. No, caro Nino, io ti sto proponendo quelle belle ragazze, Elisabetta, Cosima, Concettina Casce, e tu niente di meno che mi presenti questi scorbi. No, per carità, lasciamo stare le cose come stanno, non diamo retta. Ognuno si tiene le ragazze delle canzoni sue, va bene? Telegramma per voi. Telegramma. Altro telegramma. I fattorini delle poste augurano buon Natale. Che buon Natale, che siamo in aprile. Non ci fate caso, non ci fate. Siccome questo è un poco cacaglio, cioè balbetta, hai capito? Allora, invece di dire buona pace, ha detto buon Natale. Bene. Che vuoi, ho capito, dai. Va, prendi il caffè. Che ci faccio con lo zucchero? Ma perché tu lo zucchero, il caffè lo prendi amaro. Questo telegramma, telegramma, chi è che lo apre? No, io guarda, voglio dare la precedenza a te perché... No, guardi, un amico. Eh? No, fate voi, siete più vecchio, fate voi. E dallo, questo fatti i vecchi avrei quando mattacchini. Vabbè, precedente. Bravo, dici precedente. Per cortesia, guarda Nino, di precedente. Precedente. E se non lo sai dire in italiano, fammi la cortesia di dirlo in francese. Come precedente. Presidente, ma so presidente, no. Ma insomma, ma la... Vabbè, aprilo tu, io sono emozionato, non ce la faccio, ti prego. Ma guardate un po' che mi metti in certe condizioni a me. Facciamo una cosa. Guarda, prima di aprire il telegramma, senza rancore, Nino, la scelta per chiunque, non ci dobbiamo arrabbiare. Da buoni amici. Ecco, che avvenga. Che. E sei spiritoso. E fa sempre un spiritoso. E ti mangi le mani. Acapulco, tamai. E che è giapponese? Ma no, è a rovescio. Ah, sta a rovescio. Sto emozionato, te l'ho detto che sto emozionato. Ho scelto il Nino della mia vita. Il Nino al quale darò il mio cuore è... Nino Manfredi, mannaggia. Cordialità Agata, capisci? Ha scelto Manfredi, ha scelto.
Cose da pazzi, cose da pazzi. Donne, donne, eterni dei. Ah, sì, eterni dei, ma io non me ne sto così, caro mio. Eppure io. Non me ne sto così, a me me lo deve dire in faccia. Anche lo me. Voglio sentire dalla sua voce. Anch'io. E la chiamo. La chiamo io. La chiamo io. La chiamo io. Agata, la chiamo Agata! Io. Agata! Agata! Agata. Guarda, stupisce. Ah, che stupire, stupire. Questa non ti stupisce più, questa ha lasciato noi stupefatti. Agata, che hai fatto? Sono venuta a salutarvi. Ah, sì? E grazie per tutto. Hai capito, ce lo dice bello così, leggero, leggero. Bravo, bravo. Au revoir, a bientôt. E a me? Statevi bene come è andato. E conservatevi. Mi metto sotto all'aceto. A Manfredi, arrivo. Oh. Hai capito? Hai capito? Va a fare una coproduzione Franco-Napoli-Romana. Ma perché l'avrà fatto? Perché? Te lo dico io il perché. Perché questa, vedi, prima si è fatta lanciare da me nel mondo della canzone napoletana. Poi si è fatta lanciare da te nel mondo della canzone internazionale. Ma si fa lanciare da Manfredi nel mondo cinematografico. Capisci? Chissà che non la vedremo tra poco con Nino Benvenuti e diventa campione del mondo dei pesi medi. Sì, sì. Altro che Biancaneve e i sette nini, quella, sì. Ma non finisce qui? No, non finisce qui, purtroppo finisce qui perché questa è l'ultima puntata. Non disperate, ci sono sempre le repliche. Sì, piuttosto dimmi che facciamo, ce la vogliamo tenere così? Vogliamo subire questo affronto così? Ce la vogliamo piegare al libretto? Questo nemmeno mai! Vogliamo protestare? Mai! Ecco, protestiamo! Mai! Le canterò il mio veemente disprezzo, il mio cocente dolore. E io la mia delusione amara. E il mio rimprovero acerbo. Ho piantato vino e sigarette, tu sai perché. Non ci vedo e risparmio gli occhiali, tutto per te. Vivo solo col mensile di impiegato comunale, spacco lira, spacco soldo e mi spacco pure me. Mi arrovello, mi arrabatto per accontentare te e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, come ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. Al mattino un poco d'acqua calda al posto del caffè. Vengo a casa e non ti trovo, il portiere c'ha le chiavi. Dove è andato? Oh, nightclub. Guardo in cielo e penso che te facevo poverino tutte sera assieme a me, ma mi faccio solitario. Guardo in cielo e penso a te, Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te. Agata, tu ci capisci, Agata, tu ci tradisci, Agata, guarda, stupisci, come hai ridotto quelli per te. Ma niente più da fare, caro mio. Ma come la mettiamo, commendatore? Niente, come la vuoi mettere? Io ti posso offrire ospitalità a Napoli, che ti voglio dire.
Ti porto a Napoli con me, ti farò conoscere qualche altra bella ragazza. Che ci vengo a fare a Napoli? Non ho tempo. Beh, non deve. No, piuttosto, io a Parigi conosco qualche ragazza piuttosto carina. Ma io come vengo a Parigi? No, io non posso, no. Non mi posso muovere da Napoli. Commendatore. Vede bene, eh? Io non vengo a Parigi, ci vai da solo, caro te. Questa me la prendo io. Questa me la prendo io, commendatore. No, me la prendo io, mi dispiace. No, mi dispiace, io sono molto. Il presidente. Io sono il precedente. Bocca ben tagliata, ah, e di giusta proporzione, che. Un tantino smaliziata, adatta al bacio e alla canzone. Ecco il dolce cavaliere, ecco l'uomo al quale dire, sospirare, io ti amo, Adamo. Adamo, voi siete il mio ideale d'uomo. Fuggiamo insieme. Io sono un uomo organizzato. Non posso improvvisare una fuga così. Ah no? Sicuro? No. Che peccato. Questa era la mia ultima occasione. E adesso? Fuggirò da solo. Ciao. Au revoir. I tuoi occhi ho le tondi, se mi sai parlare ti darò il mio cuore, ti ho giurato eterno amore, allora abbandonati, donati, ma bambina mia, mi lasci a bocca aperta, quando con la tua voce di bambola mi canti quel ritornello passato di moda. Felicità diverrà se Dio amor ci presterà, però pazienza ancora, perché l'amore, devi sapere, viene col tempo coltivandolo come un bel fiore. Gentilmente, mano in mano, traversiamo la vita a passi di gigante. Veramente, che peccato, qualche passo ancora e avremo 100 anni. Ma bambina mia, sai, mi fa pietà di immaginarti vecchia, vecchia, cantando quel ritornello passato di moda. Felicità diverrà se Dio amor ci presterà, però pazienza ancora, perché l'amore, devi sapere, viene col tempo coltivandolo come un bel fiore. So che pensi con candor all'umile casetta della favola, con tanti bimbi e tanti fiori, e dolcemente mi tendi la trappola. Ma bambina mia, là non ci sto più, come tu puoi dimenticare quel ritornello vecchio che torna di moda. Felicità
diverrà. Se Dio amor ci presterà, però pazienza ancora, perché l'amor, devi saper, viene col tempo coltivandolo come un bel fior. Felicità diverrà. Se Dio amor ci presterà, però pazienza ancora, perché l'amor, devi saper, viene col tempo coltivandolo come un bel fior. Felicità. Stasera abbiamo un'ospite molto bella e sono felice di presentarvela perché, beh, questo non vi riguarda. Catherine Spack! Merci, moi aussi. J'ai l'impression qu'on se connaît. Non? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Pourtant, j'ai bien l'impression de connaître tes yeux. Non. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, on a dû se voir. Bah, tu crois pas? Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? C'est possible, oui. En tout cas, je suis très heureux de te voir. Merci. Tu es vraiment ravissant. Merci, c'est très gentil. Hey, Gabido. Lei, qui est-ce que vous... Io sono di passaggio. No, ma ho sentito questa cosa lì, bravissimo, qui, è très gentil. Sì, ma scusi, cosa vuole lei? Sono qui, di passaggio, con una chitarra, poi spiego cosa voglio. Ma perché mi dà del lei, tanto per chiarire? Beh, insomma, non so, io stando qui a parlare con un'amica mia, viene uno che non conosco, che si siede... Non conosco, dai, Ferrer, ti ho creato in canzonissima, adesso mi dai del lei, non mi conosci. Tu sei Dorelli! Ecco, guarda un po'. Quello che mi ha fatto quello scherzo a canzonissima, che mi ha presentato come Albano. Ma non era voluto. Ma mi sono sbagliato. Non l'ho ancora chiarito. Chiariamolo subito. Sono andato un po' nel pallone. Ma non era una cosa sgradevole. Anzi, ti dirò che è stato un motivo per parlare della trasmissione, di te, di tutti, del mio errore. Sei ancora arrabbiato? Beh, senti, sono molto felice di averti visto. Ciao, Grazie. Ciao. No, ma io resto, io resto. Non è che me ne vado. Cioè, volevo chiarire quella cosa dell'annuncio, no? Non per essere... Ho detto, vi presento un ospite bellissima che... vabbè, ma sono cose... Che voleva dire, Ma questo, insomma... Cose vostre. Sì, cose nostre. Lui deve avere così un certo mistero, no? Lui? Sì, credo. Si fa così, no? C'ha il mistero lui. Non lo so. E io niente, non ce l'ho il mistero. Anche tu. Ah, ecco, va bene. Perché vi conoscete? Sì, io molto sono, bene. Sono il porteur. Sei facchino? Ma non tradurre sempre. Traduci sempre, porteur per dire porto la chitarra, aiuto. Ecco, ma perché porti sta chitarra? Perché adesso Caterina canta e poi a un certo punto si accompagna con la chitarra e poi ha bisogno di qualcuno che subentri per fare la seconda voce, mi sono gentilmente prestato. Ah, fa il duetto con lei. Esatto, carina, ma no? Non t'hanno informato qui? No. No? Non mi dicono mai niente. Vuoi sapere anche da dove proviene questo duetto o no? Ah, mi interesserebbe. Se no non posso parlare della commedia. Mi interesserebbe. Ecco, è di promesse promesse e al secondo atto c'è un duetto che ti facciamo ascoltare, anzi, te lo dedichiamo. Grazie. Prego. Bisogna aspettare un attimo che si prepari, eh? Sei pronta? Sì. Via. Innamorarsi va bene, ma passata la festa, cosa resta? Un male qui, un vuoto in testa. Io non mi innamoro più. Io non mi innamoro più. Innamorarsi vuol dire che regali il tuo cuore ad un intruso, te lo ridà che fuori uso. Io non mi innamoro più. Io
siamo praticamente alla fine della trasmissione. Io sono un po' emozionato e vorrei cantarvi una canzone bella. Vi canto quella che mi sta più a cuore, La pelle nera. Però ho bisogno che mi diate una mano, d'accordo? Battete le mani con me. Ehi, dimmi tu James Brown, questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown, io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, e penso che sia soltanto per il mio color che non va. Signor Favos, ehi, dimmi come si fa a rostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Nino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticar sto maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. E color come qui ad ogni modo vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera, vorrei la pelle Vorrei poter gridare, yeah, yeah, yeah.
Nino, sono venuta a prenderti, ma per l'ultima volta. Eh sì. No, mi dispiace, lo sai. Dispiace anche a me. Eh sì, era bello lavorare con te, sai. Ci stava bene qui, ma speriamo di rivederci presto. Eh sì, anche col pubblico. Certo, certo, certo. Che cosa diciamo come saluto finale? C'è poco da dire. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Sono come una formica nella folla dell'umanità. Io sto in città. Cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità. In macchina su e giù, lottando per di più con l'orologio che va, che va, che va. Io sto in città. Rumori fastidiosi, la nevrosi mi divora già. La gente viene e va, ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna. La civiltà è bella ma, viva la campagna che mi dà. Tutti questi grilli, birilli, cavalli, coltelli, mulini, bambini, tacchini, pulcini, casette, cosette, forchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne, lasagne, lavagne, montagne, ombrelli, fratelli, cartelli, castelli, bestiame, pollame, catrame, legnami, trattori, fattori, pittori, rumori, patate, frittate, posate, scarpate, fontane, poltrone, cantine, cartone, fornelli, randelli, piselli, martelli, sentieri, pensieri, misteri, bicchieri, profumi, concimi, legumi, barlumi, cipolle, corolle, betulle, farfalle, formaggi, voraggi, paraggi, miraggi, cammelli, bidelli, ruscelli, mirtilli, salcicce, pellicce, robacce, cartacce, mulini, bambini, tacchini, pulcini, casette, cosette, porchette, cravatte, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne, lasagne, lasagne, montagne, ombrelli, fratelli, cartelli, cartelli, bestiame.